Pino Mango, cantante, lo conosciamo, cantautore, grande poeta nella musica, ma nella scrittura e basta, ancora non lo conoscevamo, e ci fa molto piacere poter coniugare ancora una volta versi, sensibilità e temperamento. Benvenuto nel mondo della poesia. Grazie, grazie. E spero di essere all'altezza di questo mondo, perché è una cosa che mi ha sempre affascinato molto. Da quando ho cominciato a scrivere parlando di canzoni, i testi di canzoni, ho sempre avuto in mente l'idea di comporre questo libro, di fare questo libro. Quindi ci sono riuscito alla fine. Io voglio lasciare ai miei figli tanta pace, tranquillità di cui si parlava prima. Io voglio amore in ritorno dai miei figli. Voglio il ritorno d'amore della mia compagna. Voglio passare delle belle giornate con i miei amici. Voglio svegliarmi al mattino e se c'è una bella giornata di sole, godere di questa bella giornata di sole. Se c'è una bella giornata di pioggia, perché no? Godere di questa bella giornata di pioggia, eccetera. Cioè, potrei andare all'infinito in questo senso. Ecco, questa è la poesia. E la poesia sicuramente non la trovo nel malamente. Nel malamente mondo, io lo trovo bellissimo, è un bellissimo suono. Siccome faccio anche il cantante, faccio il musicista, questa è una cosa che mi piace molto. Ecco. Tu avevi già dato modo di essere un autore negli ultimi anni attraverso i tuoi testi. E devo dire, insomma, che per una volta hai vinto questa tua ritrosia, che tu sei un poeta e non lo sapevi da quando eri bambino probabilmente. E qual è stata la cosa più, l'emozione più grande nello scrivere in musica e nel libro? Cioè i versi che ricordi, che ti hanno emozionato di più? Abbiamo sentito la poesia al tuo amico, la poesia a tua moglie, Laura. Sono tantissimi, devo dire, un po' tutte le poesie che poi ho deciso di inserire nel libro. Hanno tutte un valore altissimo per quanto mi riguarda, perché nascono comunque da emozioni molto, molto forti, quindi sicuramente hanno una valenza incredibile. Questa poesia l'ho scritta perché il mio più caro amico, 2 anni fa appunto, è passato un bruttissimo momento, ha scoperto di avere un tumore. E nella disperazione io gli ho scritto questa cosa. Lui è stato in silenzio per 2 giorni e poi mi ha scritto un messaggio. Grazie. Adesso sto bene. Hai mai sentito il rumore del pensiero? È quasi come il silenzio. Lo puoi coprire cantando, dal ventre di tua madre allo sguardo severo di tuo padre, dal solco impotente sulla fronte accigliata e impaurita del peccato, al petalo di una rosa rosso velluto, carico di brina e tenue, nel suo altalenare verso il suolo. Puoi sentire la vita, rallegrata dall'onda ventilata e fresca, di un'alba appena sbocciata, già sfiorente del suo tramonto, viola e giallo oro, viola disattento al marrone aggressore, tra punta insertata di diamanti opalescenti e schivi ad ogni angolo del giorno e della notte, in virtù di un faro che ci attende ad indicare il cammino, con amore e indifferenza a seconda del cuore,
come l'ape innamorata al suo gelso maturo. Hai mai sentito il rumore del pensiero? È quasi come il silenzio. Non farci caso, e più diventa immenso. Non farci caso, e vivi, dagli un senso. Sotto il profilo proprio dell'importanza che hanno per me determinate cose, quindi non solo quella lettera ad un amico oppure a Laura, ma Lupo Lucano e tante altre, quindi tante altre. Mi è difficile esprimere, dire esattamente, dare agli altri il proprio mondo interiore. Sì. Tu come sei riuscito a doppiamente nel ruolo, perché musicandolo lo sapevamo, ma adesso mettendoti su un foglio. Ma guarda, vedi, dare un'emozione, vivere un'emozione sembra una cosa talmente particolare. Da me, visto prima, praticamente non riuscivo neanche a cantare, perché quando fai una cosa di questo genere... Ti si blocca tutto, non puoi dare una tua emozione in cambio della loro emozione. Questa è la cosa importante. Prima che il vento porti via le foglie, prima che un gesto un po' non sa niente, a quel mezzo destino incerto. Al di là dei discorsi bassi.